La lombalgia, il cosiddetto low back pain, rimane uno dei dolori più difficili da trattare, anche per il medico più esperto. Abbiamo parlato di questi temi col professor Crucu, che appunto su questo argomento ha tenuto un'interessante relazione al 35esimo congresso nazionale dell'AISD, dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Allora, professore, perché la lombalgia è così difficile da trattare? Ce lo può spiegare? Beh, innanzitutto è difficile da trattare non per la mancanza di trattamenti, che anzi sono moltissimi, è difficile da trattare perché è innanzitutto difficile da inquadrare, è una condizione, una sindrome che nasce da eziologie le più diverse, e a meccanismi fisiopatogenetici completamente diversi, e spesso richiede la consulenza dell'ortopedico, del reumatologo, del neurologo, del fisiatra, del chirurgo, e quindi capisce bene che ha una fase diagnostica estremamente complicata. Ecco, che suggerimento possiamo dare al medico di famiglia, che è il primo che di solito si trova ad affrontare i pazienti che lamentano questo tipo di dolore? Ma io ho notato che l'errore che viene più frequentemente commesso dal medico di famiglia che in buona fede si vuole attivare per il suo paziente è quello di chiedere subito una risonanza magnetica lombare. E questo è sbagliato secondo me, perché 99 su 100 la risonanza magnetica mostrerà delle alterazioni, protrusioni discali qua e là, e l'errore a questo punto sarebbe di concludere che il problema è quello perché sono state rinvenute, mentre invece esiste una netta distinzione tra la lombalgia e invece le condizioni di coinvolgimento anche delle fibre nervose in modo come la sciatica, di cui tutti quanti avete avuto esperienza, ma altre anche condizioni più subdole, che vanno innanzitutto risolte con l'esame clinico e, ove rimanessero dubbi, con l'elettromiografia, l'esame elettroneurografico. Allora, quando l'insieme di questi dati, i segni clinici e l'elettromiografia indicano una radicolopatia ben precisa, mettiamo S1 destra, allora ha senso mirato fare l'indagine radiologica e vedere su quella radice se c'è effettivamente una compressione e anche di che natura è, perché non è detto che debba sempre essere la linea del disco, naturalmente. Ecco, professore, quali sono i principi generali della terapia per questo tipo di pazienti? Dunque, non esistono dei principi generali accettati da tutti, perché appunto la materia è così complessa. Io candidamente vi dico quello che faccio io con i miei pazienti. Prima cerco di caratterizzarli per capire se sono pazienti candidati operatori, cioè che è giusto che io li mandi alla rimozione del disco o altro intervento eziologico. Tolta questa quota, io di solito li metto innanzitutto sotto antidepressivi, quel tipo di antidepressivi che funziona sia sul dolore, sui meccanismi naturali che il nostro cervello ha per lenire il dolore, e sia hanno un effetto antidepressivo, perché col passare degli anni questi pazienti fatalmente vanno anche incontro a depressione. Questo serve da sfondo, così come il paziente viene immediatamente avviato anche a fare qualcosa di utile, tipo la ginnastica posturale globale, il nuoto, tutti quei procedimenti che possono riequilibrare il suo tono muscolare, mantenere la densità minerale nelle ossa, l'elasticità delle articolazioni e compagnia bella. Naturalmente questi pazienti poi vanno incontro a delle recrudescenze, e allora io a quel punto posso aggiungere dei FANS o anche degli oppioidi per brevi periodi, sereno che non faccio danni, e nella maggior parte dei casi questo è un tipo di trattamento combinato che al paziente va abbastanza bene. Purtroppo non copre tutti i casi, perché i casi sono diversissimi e non possiamo avere una regola universale per tutti.